processo. Adesso vediamo, vediamo. Per me, ecco, per lui era anche sulla questione dell'immissione in ruolo, là ce la possiamo giocare, nel senso che ha maggior ragione, visto che in una battaglia noi l'abbiamo vinta, e visto che anche qua c'è qualcosa di illegale, al di là del fatto che ci tirano fuori, che Foschi tira fuori il fatto che ci sono le cattedre di diritto e le cattedre di fatto, no, qua c'è qualcosa di illegale, perché non è possibile che ogni anno solo a Torino succede che le dimissioni del ruolo sono uno o due per ogni ambito disciplinare, mentre nelle altre province complessivamente ce ne sono molti di più. Quindi su questo ce la dobbiamo giocare, anzi, visto che abbiamo vinto questa battaglia, secondo me dovremmo andare avanti adesso. Non bisogna disperdersi, perché se abbiamo vinto, diciamo, io a me, pure se qua vogliamo fare la lotta per avere un nuovo, cioè, a me non interessa nulla. Però è la prima volta che parliamo. I COPAS è la prima volta che vengono, no, la seconda, che vengono ricevuti al provveditorato, vengono ricevuti grazie al fatto che assieme a voi abbiamo fatto questa lotta. Perché significa che chi fa la lotta è voglio dire, riconosciuto, chi non fa la lotta è evidentemente messo da parte, a meno che non sei come al solito il CGL, Will e SNAS, perché per cui hanno voglio dire, i loro giri, le loro cose e così via. Il problema è il punto 2 l'abbiamo più o meno risolto, e avete visto l'abbiamo risolto grazie alla mobilitazione, perché altrimenti noi non avremmo risolto assolutamente nulla. Perché l'atteggiamento di Militello e dei suoi, dall'uno al 12, quando abbiamo stati ricevuti da lui, è cambiato. Sì, lui è venuto sempre a ricordare con il capitano vigile urbano, a dire faccia interruzione di pubblico servizio. Dopodiché ha capito qualcosa e siamo arrivati a questa conclusione positiva. E non voglio dire due parole che sono scritte nel comunicato stampa, ma che penso che siano importantissime. Questa cosa qua è scoppiata quest'anno solo perché ci sono stati tanti soprannumerari, ma questa cosa qua esiste da decenni, esiste da decenni, almeno 12 anni esiste questa cosa qua, e sapete io, ok? Almeno 12 anni, non era scoppiato mai in questo caso, perché tutto sommato le graduatorie venivano esaurite, e quando vengono esaurite, così come nella scuola media, non scoppia il caso, perché anche nella scuola media fanno uguale la stessa identica cosa, solo che non è scoccato mai il caso, perché nella scuola media esauriscono le graduatorie, okay. Non è il caso, no, hanno avuto CGL, CISL, Will e SNAS, va bene, su questo dobbiamo essere tutti convinti del ruolo che hanno avuto, questi qua hanno avuto il ruolo di cercare di calmare le acque, sono venuti là chiamati dall'interno, quando era in difficoltà, no? A dire ma qua sta succedendo un casino, per favore venite voi che rappresentate, che siete i sindacati, perché qua ci sono solo quelli dei COPAS, c'era quella della CGL che era abbastanza pure incazzata, sì. Sicuramente, perché era una precaria anche lei, e sono arrivati e hanno cercato di mettere a posto le cose, creando così tanti casini che abbiamo visto, ok? Quindi almeno questo cerchiamo di, voglio dire, rivendicarlo, se non ci fossimo stati noi come lavoratori, non come organizzazione, anche l'organizzazione ha fatto la sua parte, però se non ci fosse stata la mobilitazione vostra, dei lavoratori, qua avremmo perso, cioè la voglia di fare ricorsi, cioè i ricorsi, proprio il giudice che non capisce nulla. Più. Ora si tratta di capire come continuare, perché l'obiettivo nostro, cioè, ripeto, era due punti del documento che abbiamo consegnato all'interno, e noi vogliamo ottenere questi due punti. Il primo punto, il secondo punto l'abbiamo ottenuto, abbastanza, penso che siamo tutti convinti. La questione è quella delle emissioni di ruolo, questo bisogna andare avanti, perché è una cosa che interessa a tutti, evidente, no? Anche dietro, perché voglio dire, c'è gente che ha tutti i punti li ha riversati nella D02, nella D04, nella D01, ma non riesce a entrare in ruolo ormai da. Cioè, c'è gente che sta per andare in pensione, davvero, i primi graduatori. Quindi dovremmo risolvere questo problema. Questo problema si risolve anche qua, secondo me, con la mobilitazione. Primo. Due, si risolve avendo dei dati. Perché non possiamo stare, voglio dire, non possiamo fidarci dei dati che ci danno loro. Ok? Noi dovremmo andare, io la proposta che ho fatto, che ho scritto qua nel comunicato stampa, è quella di andare sotto l'USR, chiedere un incontro con chi si occupa a livello regionale
degli organici per sapere come dividono i criteri, condividono gli organici di diritto con gli organici di fatto, perché altrimenti, voglio dire, altrimenti la battaglia, cioè, ci ritroviamo, la mia paura è che se noi molliamo la presa, ci ritroviamo il prossimo anno a puntare, cioè di nuovo con la stessa identica cosa. Se avete visto un articolo sulla stampa del presidente dell'Unione, no, del presidente della Fondazione Agnelli, che prendeva spunto dalla nostra lotta, ha preso spunto dalla nostra lotta per dire è meglio eliminare, vedete cosa è successo a Torino, hanno messo quelli là a fare sostegno, tanto vale fare una cosa, eliminare tutti gli insegnanti di sostegno, quindi fare un corso a tutti gli insegnanti della materia, no? Che siano specializzati tutti gli insegnanti, no? E eliminare questa. Quello è l'obiettivo, anche della FEA, se vi ricordate, c'era la FEA già. No, perché di questo bisogna essere chiari, perché, ripeto, se da 12 anni come minimo esiste questa situazione è stata gestita dai dirigenti dell'USP, allora provveditorato ancora, da Bertiglia in poi, assieme ai sindacati confederali. Di questo dovete essere tutti consapevoli, perché se no non facciamo neanche un passo in avanti a questo punto di vista.